Dunque, sì, l'assessorato, il nostro assessorato, a seguito di tavoli di concertazione intercorsi col Comune di Ventimiglia, la Camera di Commercio, l'Associazione di Categoria Territoriali e le parti sociali, aveva già attivato nel 2019 un bando a 4 milioni di euro nell'ambito dell'azione 321 del POR FESR, con l'obiettivo di concorrere alla strategia di rilancio industriale e riqualificazione del sistema produttivo della zona franca urbana di Ventimiglia. Specifichiamo inoltre che la Giunta regionale, su proposta del mio assessorato, a suo tempo prorogato i termini di presentazione delle domande al 31 ottobre 2019, precedentemente previsti al 30 di luglio. La decisione presa di comune accordo con le categorie e tutte le controparti per soddisfare al meglio tutte le richieste del territorio, agevolando anche quelle imprese di qualità che per limiti temporali avevano in un primo momento rinunciato a predisporre le domande. Alla nuova scadenza erano arrivate agli uffici di FILS 79 domande per una richiesta di contributo di oltre 2,6 milioni di euro di investimenti e un potenziale ritorno sul territorio di oltre 5,2 milioni di euro, stante la natura dell'agevolazione di contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili. La contingenza della diffusione del Covid-19 ha però certamente fatto emergere nuove priorità e nuove necessità da parte delle imprese che hanno portato l'amministrazione regionale a concentrare in questi mesi l'attenzione sull'approvazione di altri bandi quali la digitalizzazione e l'adeguamento ai processi produttivi. Tuttavia l'impegno della nostra regione nei riguardi di un territorio meritevole di rilancio e riqualificazione come quello di Ventimiglia non è assolutamente venuta meno. I fondi residui verranno nuovamente impegnati sul territorio cercando logiche sempre più rispondenti alle attuali circostanze e necessità. Pertanto abbiamo nuovamente convocato il tavolo di concertazione con tutte le controparti che originariamente hanno collaborato alla redazione di questo progetto. Mi pare che addirittura questa settimana, non vorrei dire un'esattezza, mi sembra domani il 13, per definire assieme eventuali modifiche al piano a suo tempo concordato, dettate dalle nuove criticità dei tempi che stiamo vivendo. Quindi andremo sicuramente a riprogrammare sul nostro territorio i fondi residui al meglio, seguendo le indicazioni mutualmente concertate con tutte le parti sociali. Grazie. Grazie Assessore Benvenuti. Prego Consigliere Ioculano per la dichiarazione di soddisfazione o meno. Grazie Presidente, ma la soddisfazione è parziale, nel senso che io nell'interpellanza faccio riferimento a due azioni, una la 321 a cui ha fatto riferimento l'assessore e poi c'è anche la 351. In sostanza nel 2018 la delibera di giunta di febbraio stanzia questi 5 milioni di euro come misura che andava di pari passo con la zona franca nazionale che era stata finanziata l'anno precedente per lo stesso importo. Per quella misura lì le domande ricevute superarono le 300, qua siamo a 79 e a quanto ci risulta ce n'è una fetta che non è stata assegnata. Allora mi fa piacere da un lato che per la misura 3.2.1 si vada nella direzione del tavolo per definire la riprogrammazione dei fondi residui, però ricordo anche che la delibera di giunta 108 del 21 febbraio 2018 prevedeva anche interventi di supporto alla nascita delle nuove imprese attraverso incentivi scusate che è stampato male, io già ci vedo poco, diretti alla creazione, all'offerta di servizi, interventi, microfinanza, con una dotazione di 1 milione di euro. Bene, questa misura non è mai stata attivata, quindi oltre a quanto c'è tra i fondi residui, qua c'è una delle due misure che non è stata proprio attivata. Quindi bene la riprogrammazione, bene i tavoli, però ci interesserebbe anche sapere se partirà per intero questa misura che prevede 1 milione di euro, visto che sappiamo che quella è una zona alluvionata,
che sta soffrendo più delle altre per le attività commerciali, perché sono impossibili sostanzialmente i rapporti turistici piuttosto che, mi ripeto, commerciali con la vicina Francia, è chiaro che dovrebbe essere questo il momento opportuno. Poi staremo a vedere anche se i tavoli saranno solo esclusivamente tavoli tecnici o tavoli politici, perché io ricordo benissimo che nel 2019, quando ero allora sindaco, mi dissero: no, questi sono tavoli tecnici, partecipano i tecnici. Sono curioso di vedere se i prossimi saranno tavoli politici e parteciperanno anche i politici. Grazie. Grazie, consigliere Ioculano. Passiamo